Napoli lavora in vista del prossimo incontro di campionato. Conte riflette sulla formazione titolare, tante le novità attese. Prosegue la marcia di avvicinamento del Napoli alla prossima partita di campionato. Gli azzurri, alla ripresa del torneo dopo il momentaneo stop dovuto agli impegni delle nazionali, faranno visita all'Empoli, decimo in classifica, andato fin qui incontro ad una sola sconfitta. Un match di fondamentale importanza per Antonio Conte, intenzionato a restare in vetta e aumentare il vantaggio nei confronti dell'Inter, seconda a meno 2 punti, e della Juventus, terza a meno 3. Il tecnico salentino, come noto, nell'occasione dovrà fare a meno di 2 colonne portanti, parliamo di Stanislav Lobotka e Matias Oliveira, usciti malconci dalle sfide con le rispettive selezioni. Lo slovacco, come si legge nel bollettino diramato dalla società partenopea nelle scorse ore, ha riportato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro. Un problema che lo costringerà a restare a riposo per almeno 2 settimane. L'esterno uruguaiano, dal canto suo, sarà out per colpa di un fastidio alla coscia sinistra e non è ancora chiaro quando potrà rientrare in gruppo. Gli esami sono attesi a stretto giro di posta, appunto a sostituire il mediano ci penserà Billy Gilmore, acquistato in estate dal Brighton per 15 milioni e fin qui rimasto ai margini, appena 21 minuti in Serie A, mentre a sinistra, al posto di Oliveira, giocherà Leonardo Spinazzola, anche lui poco utilizzato da Conte. Queste non saranno le uniche novità relative alla formazione titolare che, nel lunch match dell'ottava giornata, scenderà in campo per battere i toscani e fare bottino pieno. Conte, infatti, sta pensando di presentare un 11 totalmente inedito. Napoli, Conte spiazza tutti, le scelte dell'allenatore azzurro, il tecnico schiererà tutti i nuovi acquisti contemporaneamente. Spazio, quindi, pure a David Neres e Scott McTominay oltre che agli ormai titolari Alessandro Buongiorno e Adelia Caprile, scelte, stando a quanto riportato dalla Repubblica, dettate dalla volontà di Conte di scuotere il gruppo e far capire ai componenti della vecchia guardia che, da domenica in poi, giocherà dall'inizio chi lo merita di più e chi risulta maggiormente in forma. Il periodo di rodaggio dei neoarrivati risulta concluso ed i ballottaggi nei vari reparti saranno all'ordine del giorno. In casa Napoli, quindi, le gerarchie sono destinate a scomparire per preciso volere di Conte, pronto a dare battaglia all'Empoli ed ottenere la sesta vittoria in campionato. La squadra guidata da Roberto D'Aversa, reduce dal corrimediato nell'ultimo turno per mano della Lazio, è avvertita,